Si è appena conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Venezia-Juventus. La dico subito, ci togliamo il dente immediatamente, ci diciamo la verità, ormai qua ci si intende. Non ha detto niente di spettacolare, non c'è niente di cui parlare nello specifico della conferenza stampa, a parte due o tre cose, magari le potrete leggere anche su OneFootball, potrete recuperare tutto quello che è stato detto, ribadisco, niente di interessante, però vi consiglio di scaricare OneFootball soprattutto perché stiamo entrando nel periodo in cui si parlerà di calciomercato invernale e la Juventus non può star ferma, perché se la Juventus sta ferma, allora ragazzi, ci piace essere masochisti, scaricate OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, l'applicazione è completamente gratuita, se magari domani pomeriggio siete in giro, non riuscite a vedervi Venezia-Juventus, vi seguite il live score su OneFootball, fatelo assolutamente. Dicevamo, alcune indicazioni, De Sciglio sta bene, ma lo sapevamo, l'abbiamo visto in Champions, McKennie non è ancora recuperato, e va bene, lo aspettiamo, Ramsey è ancora indisponibile, chi se lo sarebbe mai aspettato, McKennie invece che doveva tornare la settimana scorsa, poi doveva tornare questa, ancora un po' a parte, ha lavorato a parte, si regregherà al gruppo la prossima settimana, ma nei convocati del centrocampo c'è un'altra sorpresa, mancherà un altro centrocampista, per fortuna nessun infortunio, ma Arthur stamattina, cito Allegri, è arrivato in ritardo, è stato molto sfortunato, e quindi non è stato convocato, perché se arrivi in ritardo il giorno prima dell'allenamento è giusto che stai a casa, non ho idea di che cosa gli sia accaduto e del perché sia stato sfortunato, però questo è quello che è successo, quindi possiamo anche già fare un'ipotetica e probabile formazione di quello che sarà l'11 titolare che vedremo domani in Venezia-Juventus. Ora ve la proietto a schermo, meno male questi sono stati i temi che sono stati toccati da Allegri. Dico Bernardeschi largo a sinistra, perché ci ha detto che Bernardeschi gioca meglio lì, Dybala sta bene, può giocare, Cuadrado gioca alto se De Sciglio gioca titolare, e quindi eccoli qua entrambi in formazione. Locatelli, vabbè ragazzi, non ha riposato l'altro giorno, non ha giocato l'altro giorno in Champions, non c'è Arthur che è il suo backup, immagino che giocherà titolare al suo fianco uno tra Rabiot e Bentancur. A questo punto vediamo chi dei due sarà schierato titolare, anche perché abbiamo tre centrocampisti di ruolo, abbiamo questi tre qua, quindi qualcosa si dovrà fare. Davanti non è stato detto niente, in difesa immagino che giocheranno Bonucci e De Ligt, ma attenzione a Chiellini, perché se poi Chiellini sta bene può entrare in ballottaggio, non c'è Kulusevski, ce lo ricordiamo, e attenzione perché ha parlato di Pellegrini dicendo Luca è cresciuto molto bene e quindi è diventato un giocatore importante come alternativa ad Alexandro. Non ha detto che è il titolare, non ha detto che giocherà sicuramente lui, ha detto che un po' uno un po' l'altro, anzi sembra quasi che la frase di Allegri sia stata Alexandro è titolare e Pellegrini è abile a fare le rotazioni e farlo rifiatare. Io ho messo il ballottaggio per dovere di cronaca, dato che non sappiamo assolutamente chi dei due giocherà titolare domani. Io mi auguro ancora una volta Pellegrini, perché ormai lo sapete qual è il mio partito, sono uno di quelli che è salito sul carro di Pellegrini titolare, perché comunque mi sta facendo vedere delle buone cose. Alexandro è un giocatore più anziano e che guadagna tanto e che quindi non è il target di questa Juventus, di questo tipo di Juventus, e quindi spero sempre che possa essere un ragazzo come Pellegrini, che ripeto sta anche facendo vedere delle buone cose in partita, possa essere lui a partire titolare, perché questo è l'ordine naturale delle cose ragazzi, si invecchia, cioè è inutile che ci prendiamo in giro, si invecchia, si va verso gli anni peggiori di carriera e c'è il nuovo che avanza, che ce l'abbiamo in casa, c'è l'alternativa, non l'avevamo mai avuta negli altri anni, quindi mi auguro di vederlo al fianco di uno tra De Ligt e Bonucci o Chiellini, quello che sarà, e a coprire Bernardeschi che gioca sulla sinistra. Però Allegri ci ha fatto capire due cose, le uniche due cose importanti di questa conferenza stampa sono delle conferme, perché va bene approvare le formazioni, va bene i convocati, quello che è, ma due cose. Allegri, che era già apparso preoccupato l'altra sera post Champions dicendo sì però ora testa al Venezia perché quella è la nostra preoccupazione, lo conferma. Ci ha anche detto che è un discorso anche per come arrivi al campo, traghetto, fa il viaggio, campo strano, e quindi Allegri è veramente preoccupato. Tanti stanno dicendo è preoccupato per il Venezia, ma secondo me non solo, perché Allegri conosce i suoi polli e ci sta facendo capire che in questo momento non è certo di quello che fa la squadra, e credo anche che sia questo il motivo per cui nelle ultime partite, Malmo a parte dove è stato completamente turnover,
si è andato a giocare col 4-2-3-1, alzando gli esterni, portando tanti giocatori ad attaccare, diversamente da quanto aveva fatto nelle altre partite durante l'anno, dove aveva sempre dato un occhio di riguardo alla fase difensiva e cercato prima di non prenderlo, poi di farlo. Invece tra Salernitana e Genoa la Juventus è stata sicuramente più propositiva. È vero che, abbiamo già detto mille volte, abbiamo giocato contro squadre non di altissimo livello e anche domani non sarà la partita della vita, perché il Venezia, con tutti i complimenti che ha fatto Allegri, doverosi in conferenza stampa, lo sappiamo che in conferenza stampa si va a dire quelle cose lì, ma anche il Venezia è una squadra non di alta classifica, non di alto livello, e che gioca per salvarsi, per fare un'altra stagione in Serie A. Quindi complimenti di Allegri, lasciano il tempo che trovano, sì, gol che ha segnato il Venezia, tutto quello che volete, ma la Juventus sulla carta in questa posizione in classifica deve andare a Venezia per vincere la partita e fare la partita, cioè non c'è tanto altro di cui chiacchierare. Il resto, se volete, sono parole che si porta via al vento, ma questa è la pura realtà. Quindi domani la Juventus dovrà andare a cercare di fare una gara sulla falsa riga di quella che ha fatto nelle ultime due partite di Serie A. Abbiamo visto anche l'analisi tattica di Juventus-Genoa qua sul canale, vi ho fatto vedere che la Juventus è diversa, è stata diversa rispetto a tante altre partite di questa stagione. Quindi quella è la via. Poi domani abbiamo anche delle assenze, sì, tanti centrocampisti fuori, non c'è Kulusevski, non c'è Chiesa, non c'è Danilo, lo sappiamo. Kai non penso che giocherà dall'inizio, perché sennò Allegri magari qualcosa in più ce l'avrebbe fatto capire, ma ce l'ha tolto dalla lista prestiti di gennaio. Però Allegri ci ha fatto capire una cosa, e cioè che gli dà terribilmente fastidio il fatto che non segniamo. Cioè, ce l'ha detto chiaro e tondo, abbiamo una delle statistiche più basse di fase di realizzazione. Non può la Juventus segnare un gol ogni 5 occasioni da gol, secondo me ogni 5 è anche qualcosa di ottimistico, e bisogna far di più negli ultimi metri. È per questo che vi ho lasciato il ballottaggio tra Morata e Moise Kean, perché in questo momento io non so chi dei due possa essere considerato meglio dell'altro. È vero che Morata non è tuo e Kean sì, ha investito 38 milioni di euro, quindi andrebbe ideologicamente, logicamente, varrebbe la pena far giocare Moise piuttosto che Alvaro in questo momento, proprio perché è tuo, lo devi valorizzare, e l'altro invece non è tuo, il ricambio generazionale, quello che abbiamo detto prima per Pellegrini e Alessandro. Quindi questo lo confermo, lo ricondivido, se vale per un ruolo vale anche per l'altro, a maggior ragione se Morata non è tuo e non sta facendo bene. Quindi questo è il mio pensiero, la mia posizione. Non è che sono qui però a dirvi che Moise Kean è il fenomeno dell'attacco, è il giocatore che ti cambia il volto alla squadra, che sicuramente ti butta dentro tutte le palle, perché in questa stagione, poi il Malmo è stata la ciliegina sulla torta, ha fatto molta, molta, molta fatica a ribadire in gol alcune occasioni anche clamorosamente semplici. E credo anche che per un attaccante poi sia un discorso di continuità, e quando inizia a segnare 2-3 gol acquisti fiducia e bla bla bla, ma in questo momento le due punte della Juventus, e dico due perché secondo me Kai Jorge, Giorgi, che se non mi sgridate, non è proprio un centravanti, ve l'ho già detto tante volte, secondo me gli piace molto venire a prendere il pallone, un po' come fa Dybala, quindi lo vedo più come backup di Dybala, ma di questo abbiamo già parlato. Non le vedo in fiducia, non le vedo pronte, non le vedo con quel mordente giusto per essere il centravanti titolare della Juventus. Ed è per questo che vi dico, scaricate OneFootball per il mercato invernale, che l'altro giorno qui sul canale abbiamo parlato con Romeo Agresti di Cavani, di questa voce legata a Cavani. Ma ieri Romeo ha buttato una specie di bomba, che non ha detto sicuramente finirà così, però ha detto attenzione ai Cardi, non la chiudo definitivamente quella porta, rimane aperta. E se ci mettiamo anche questo discorso di Allegri inerente alla fase di finalizzazione, Allegri in questo momento non ti sta dicendo non facciamo girare il pallone a centrocampo, subiamo troppi gol, i terzini non spingono, gli esterni non vanno, non c'è la sua... No, ti sta continuando a ribadire una e una sola cosa: le partite rimangono in bilico, perché non le chiudiamo, perché non facciamo gol. Quindi in mezzo a tutto quel chiacchierare inutile che è stata secondo me la conferenza stampa di oggi, in cui non si è detto poco e nulla, c'era questo piccolo messaggio nascosto, segreto, che non è nemmeno la prima volta che Allegri tira fuori, ma che continua a ribadire come un martello pneumatico: non segniamo, non segniamo, non segniamo, non segniamo, non facciamo gol, non facciamo gol, dobbiamo realizzare di più, dobbiamo buttarla dentro, buttiamo dentro la palla troppo poco rispetto a quello che creiamo. E questo secondo me ci fa capire dove andrà indirizzato il mercato della Juve a gennaio, ma io penso di essere stato uno dei primi qui su YouTube a sposare la causa di a gennaio più che un centrocampista, secondo me ci serve un finalizzatore.
La penso così, la pensavo così, continuerò a pensarla così finché uno tra Morata, Moise Kean, Dybala, chi volete voi, comincerà a segnare 2-3 gol a partita, perché tutte quelle occasioni che creiamo, magari anche sporche, magari non bellissime, magari non pulite, però non le buttiamo dentro. Cioè, se le creiamo anche brutte, poi non le buttiamo dentro, è ovvio che le partite non le chiudi, rimangono in bilico. E domani, col Venezia, dove Allegri è preoccupato, perché conosce i suoi polli e sa che, nonostante tante azioni, poi la palla dentro non la buttano, io spero di non arrivare a 10 minuti dalla fine a dire il risultato è ancora in bilico, qua può finire tripla, perché magari facciamo gol noi, magari fanno gol loro, magari la pareggiano, magari vanno in vantaggio. Domani bisogna chiuderla, perché è una trasferta complicata, diversa, il traghetto, la laguna, quello che volete, ma rimane un Venezia-Juventus con la Juve al quinto posto, che ha già giocato troppi jolly e che in questo momento non sta convincendo, perché non chiude le partite, perché non riesce a fare gol. E sono queste partite qua, sono queste partite qua che devi cannibalizzare l'avversario e far vedere che sei più forte. Quindi domani, ragazzi, bisogna fare una partita da stronzi, scusatemi il passaggio, ma da stronzi, andare a far vedere che sei la Juventus. Sei arrivata prima del girone, Venezia, ti giocherai per la Serie B, per salvarti per la Serie B, dove non devi fare punti con la Juve. Se invece vai là e fai la solita partita da tic tac tic tac tic tac, è giusto anche che magari qualche punto lo lasci lì e al massimo faremo i complimenti al Venezia, come è sempre stato. Quindi domani mi aspetto una partita nella quale la Juve va là e va a aggredire. Deve aggredire questa Juve, perché questa Juve, l'abbiamo già detto tante volte, non è la Juventus dei corti muso. Non facciamoci ingannare da questi 1-0, non facciamoci ingannare da delle vittorie con un gol di scarto, perché se arrivano non significa che questa Juventus sia in grado di mantenere il risultato. Delle due, significa che fa fatica a raddoppiare. Ed è vero che in fase difensiva probabilmente adesso ci abbiamo messo una pezza, ma non si ha la squadra più forte del mondo a difendere. Dobbiamo fare dei gol. Abbiamo fatto 22 gol in 16 partite. Non abbiamo ancora fatto una goleada in Serie A. Riusciremo a fare una goleada in Serie A prima della fine dell'andata? Non dico tante. Una! Speriamo, va.